Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb89 ed eccoci qua con Wolfenstein The New Order. Questo gioco è uscito poco fa. Allora, questo l'ho provato un pochino, no? Giusto per vedere intanto se mi girava e come mi girava, e ho scoperto che si tratta di un gioco abbastanza pesante. Cioè, senza registrare mi gira bene, nel senso anche sui dettagli massimi non ci sono problemi. I problemi iniziano nel momento in cui vado a registrare a risoluzioni alte. È quello, diciamo, la grana. Non è tanto che mi gira male il gioco, ma è il fatto che gira male una volta che registro, che è una questione ben diversa. Comunque sia, chi se ne frega, iniziamo una nuova partita. Io avevo provato giusto parte del primo livello, giusto per vedere, quindi voglio provare con la difficoltà finale, Uber. Vabbè, proviamo poi. Non lo so. Frame bassissimi, quindi se mi vedete giocare a cazzo, sarà anche perché sono demente io, ma soprattutto perché il gioco è pesante. Come un culo di un lottatore di sumo. Ok. Inizia il filmato fiero, il barbecue. Questo gioco è ambientato intorno alla seconda guerra mondiale, nel 46, mi pare di aver sentito. Chi ha giocato al Wolfenstein, al classico Wolfenstein, sa bene di cosa si tratta. Ammazzare nazisti! Devo andare a pisciare? Durante la guerra va a pisciare! Sì, ho capito, sì. Può capitare, non è che però... Un'apertura curiosa, eh! Ok, siamo su un aereo di guerra, sono qua e il gioco inizia così. Il nostro primo obiettivo è andare a sistemare un casino che si è creato qua dietro. Allora, qui... no, devo prima raccogliere gli attrezzi che stanno qua. Stanno qua, prendili, muoviti. Sì, tranquillo, ci penso io. Ci penso io, quindi vai qua e zazzichi, ciacci proprio. Levo lo spulsore, ecco, si è dato fuoco al braccio, bravo incretino, bravo, bravo, datti fuoco da solo. Stai perdendo altitudine, va bene, non c'è problema. Ok, il secondo obiettivo è alleggerire il carico facendo cadere tutte queste scatolume qua dietro. Devo tagliare, va, col coltellino, zacchete. Dove ci sono i mirini qua, devo tagliuzzare. Dai, muoviti, oddio. Ok, dovrebbe essere a posto così. Torniamo indietro. Mi sparano da tutti i lati. Dai, fammi scendere. Comunque questa cosa un po' alla Duke Nukem, no? Che ti infila subito dentro una torretta. Diciamo che non è che mi è piaciuto poi tanto. Cioè, secondo me, Wolfenstein dovrebbe essere subito... Salta, spara, schiva, no? Raccoglie le munizioni, no? E ti fionda subito in una torretta. No. Sì, ma si schianta un contro di me. Furbi, eh. Furbo quanto una sedia. Guarda, chi è che guida? Chi è cazzo che guida quello? Mori. No. Deve fargli il salto per aria prima che si schiantano, perché sennò fanno danni. Sì, ma... Vedessi qualche cazzo di cosa, oh. Stanno punzecchiando da tutti i lati, oh. Ma ti... No. No. No, bestia. Dove? Davanti a noi dove? Non c'è nessuno. Ecco, qualcuno c'era. Cosa ha detto? Non ho capito nulla. Comunque, ah no, non sono morto. Doveva andare così. Doveva andare così, ecco. Allora, abbiamo una guerra da vincere, cazzo. E dai, fiondami contro qualche nazista, madonna, mi prudono le mani, mi prudono. Allora, questo gioco è stato realizzato da Bethesda e id. Id, ovviamente, i creatori di Doom, della saga, insomma. Bethesda, invece, sono gli autori di Skyrim, quindi... Una combinazione strana, un po'... Non saprei cosa ne potrebbe venire fuori da una collaborazione del genere, però... Io non vorrei che si infilassero troppi elementi di giochi di ruolo, perché questo non dovrebbe essere un gioco di ruolo, dovrebbe essere uno sparatutto in prima fottuta persona. Qui le cose non si mettono tanto bene, vedo l'aereo precipitare verso il basso. Devo aprire la porta? Apriamola subito. Oddio!
Ho già capito cosa devo fare. Madonna, con quale palle fai un salto di quel genere? Mamma mia. Beh, se lo fa quel bidocchio. 12 vita. Bello. Leviamoci dai coglioni, vai. Uppella! Oddio! No, no, di sotto no! Dai! Parami le natiche, dai, trascinami le anni in su! La fammi entrare, dai! La fammi entrare! Mi dai un'arma! Mi dai, non so, un bazooka, un minigun, qualcosa! No? Guarda i fieri, guarda i fieri! Ah, questo cosa fa, mi cura! Ma brutista, stanotte io ammaso qualcuno! Vodka! Tutta famiglia! Scendiamo qui. Chi è che si sta tirando un raspone? Sento un rumore. Oddio. Vabbè dai, proseguiamo. Oh. Madonna ragazzi. A te madonna cara. Tu schiaffi, non te li toglie nessuno. Dai schianta, dai schianta, dai. Una volta buona, dai. Oh, finalmente. Morti tutti, basta, finito il gioco. No. Ok, adesso mi faccio il bagno. Ecco, siamo nel 46 e tutto è andato a merda. Macchine di guerra naziste stanno bla bla bla, stanno ammazzando anche il mio cane. E poi qualcuno viene ammazzato mentre nuota. Oddio, che è stato? No, in acqua no, dai, in acqua no, eh. E che palle. No, ah, no, non sono in acqua. Oddio, il cane metallico! Oddio! Via! Via via via! Bestia! Non ho armi, non ho nulla e non so dove andare. Aspetta qua. Vergas! Malisciami le mele sul dicio! Mi dai un'arma? Vergas, mi dai un'arma, dai, su! Mi sto rompendo i coglioni, madonna ragazzi! Se non mi dai niente, mi ammazzo da sola dalla noia! Pronto? Pronto, mi consegna una pizza qui. Però da disarmato non è che sia tanto simpatico star qua fuori, eh. Vedo cagnacci metallici che ronzano in giro così, che stanno raspando. E quindi Vergas, se non mi aiuti ti infilo la cornetta su per il culo. Ah, c'ho il coltello? Fiero, zazzazza, raschio proprio, dai ragazzi. Madonna, come si va avanti qua? Si può andare? Ah, si può... Ah, ecco perché. Ti ho preso la vita. No, no, bestia. Corri, shift più left control. Uppella. Ah, posso fare la scivolata. Guarda, guarda, Piero. Piero. Mizzi lazzi. Ecco, ci tocca sporcarci, infradiciarci. Spero che non mi finisca l'ossigeno perché... fammi andare in su perché... Oh no, no, merda, se no muoio. Muoviti! Madonna, è lento! Dai su, dai su! Respira, respira perché altrimenti qua... No, 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 no! Oh, bestia, stanno sparando! Oh, ti rendi conto? Tu che stai guardando questo video avrai notato che fino ad ora non ho ucciso nessuno. È scandaloso! Non ho ammazzato ancora un soldato a piedi, zero proprio. Buono, sali! Oh... Ci siamo? Ragazzi, ci siamo? Uccidi le bestie... Aspetta... Un'altra torretta? Seriamente? Un'altra torretta? Sono già due, eh! Mori! Muori! Pummete! Pummete! Pum! Ragazzi, io... Mi sta salendo il pessimismo perché è già la seconda torretta in cui entro nell'arco di pochi minuti e la cosa non è molto simpatica. Dammi un'arma! Con cui sparare, dai! È possibile! Devo proseguire dentro quelle trincee e far fuori più persone possibili. Noi ti copriamo da qua, certo, come no! Te le mele non me le copri manco per scherzo, lo so che dovrà fare tutto da me, da solo. Perché siete inutili? Siete utili quanto una croce in aula proprio. Dove devo andare? Oddio, no, mi fondono così? In mezzo al casino? Bestia, bestia. La trincea è questa, eh. Chi è che spara? Oh no, mostro, muoviti.
Ma poi lagga da bestia, casino. Prendiamo tutto. Cazzo, ma... Allora, io c'ho Fraps aperto e sta andando, diciamo, dai 16 ai 20 frame al massimo, Madonna, mi serve lo zio Peppe che mi dà la carta gialla, madonna cara. Qui ci vuole una bella granata. Fatto fuori. Vizzini. Vedo degli stivali abbastanza carini. Andiamo un po', andiamo un po'. Ta 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 ta. No! Mori! Volevi, volevi, ma... Che poi si vedono bene perché c'hanno tipo una lucina blu addosso. Ma io devo dire che il modo in cui si spara e si mira è molto Call of Duty. Molto Call of Duty, per non dire, vabbè, come la maggior parte dei giochi FPS di oggi, insomma. Miri, tieni il tasto destro per mirare così e poi spari così. Oh, no, 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 distanze. Distanze, prego, dammi le munizioni. Doppie mitragliatrici. Come Call of Duty, tasto destro spara a destra, a sinistra spara a sinistra. Mi manca solo il controller, sono a posto. Anzi, mi manca l'abbonamento live. E basta, guarda, siamo lì, Ragazzi, prendiamo tutti gli emetti che riusciamo a trovare. L'armatura è preziosa, soprattutto, madonna cara, su questa difficoltà. Che è la difficoltà massima, credo, sì. Fruga, fruga, ruba, fruga, ruba, fruga, spilla. Oh! Che ciaccia, che ciaccia? Chi è che ciaccia? Ciaccino. Madonna. Raspone. Madonna. Il gioco si blocca ogni tanto, Quando carica zone nuove, modelli che non ci sono ancora, vabbè, si frizza giusto un secondo. Ah, posso premere M per visualizzare la mappa? Però, sta cosa è carina, cos'è? Cane? No, 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 no. Cazzo. Oh! Mischia! Mischia, bestia, bestia! Madonna! Un cane con l'armatura addosso, cos'è? Le scatole si possono rompere per poi recuperare l'immondizia all'interno. Questa è una cosa che prima lo si scopre meglio è, perché poi alla fine se no mancano le risorse, è un casino. Allora, proseguiamo qui con cautela. No! Sì, l'ho sparato e mi prende. Ma che cazzo? Raspone. Madonna. Io caro, fanno un male assurdo. Se volete usare il coltello senza dover cambiare arma, premete la rotella e switcherà così momentaneamente. Una cosa utile. Un po' come Call of Duty, i cani sono più pericolosi dei soldati. C'è questa moda, questa tendenza, questa cosa è da rivedere, madonna cara. Oh, bischia! No, qui ci vuole questo, Madonna, la granata. Madonna, bischia proprio. Non può morire, mori, schianta, bischia, no? Finito le munizioni ancora? Lo so che sto andando piano, ragazzi, ma abbiate pazienza, questo non è Serious Sam. No! No, non morire! Non morire! Ho visto che la vita si ricarica fino a 20. Cioè, non è che si ricarica dopo il 20, però se hai tipo 2 di vita, che se stai proprio per schiantare, per aprire la bara. No! Dio! Oh no! No! Dicevo, si rigenererà almeno, dico, fino a 20, quindi... Io sono favorevole almeno a quello, perché se hai 2 vita è ovvio che muori, quindi uno carica la partita, no? Madonna! Oddio, ho preso il Luger, handgun 1946, la pistolina di Hitler con cui si è suicidato il Führer in persona. Te ti stai divertendo lì, Guarda, con gusto spara, con gusto. Sgrinzato.
Volevi, eh? Dove devo andare? Take out commanders. Uccidi i comandanti. Bestia proprio! Esplodi, bestia! No! Guarda i lezzini, dietro le protezioni, sacchi di sabbia c'hanno. Guardali! No, 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 no! Scherzavo, scherzavo! Führer, Führer! 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 Donna! No, no, fiureschi, fiurereschi, fiurerozzi! Pipipipi! 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 E mori? Quanti siete? Un po' tantini, eh! Uber carica, 120 vita, sì, però scende, scende. Se hai la vita oltre 100, si degenera piano piano. Questa è una cosa che a me non dispiace, perché un bilanciamento per dire, voi tenete la vita alta, sì, ok, muovi il culo. Luger, il Luger magico! Bestia, bestia. Già consumato? No, non è finita. Cazzo. Sgancia, paga. Paga. Paga, sgancia. Spendi proprio. Oh, cosa interrompi? Interrompi il mio frugamento. No, laggiù hai rotto, laggiù hai rotto, laggiù proprio. Laggiù sei laido, laido, lezzo. Sporco! Oh, c'è la fila, guarda. Però vabbè, una nota positiva è che comunque ho visto che si possono ottenere un po' di armi insieme. Vede che ho 3 slot vuoti a destra e un altro qua, quindi posso ottenere un bel po' di cose. Sono contento, perché loro potevano benissimo seguire le mode e fare bene, poi tenerti tipo 2 mitragliatrici, una pistola e un coltello. No, vaffanculo! Che cazzo. È un FPS con le palle o no sto gioco? Io voglio sperare di sì, Sulla mappa sono qua, quindi c'è un punto esclamativo. Ah, forse c'è uno di quei leader che devo far fuori qua dentro. Ecco perché. Spacchiamo qua, rubiamo. Ah, qui devo far saltare. No, via, via, corri! Ti ho levato i giocattoli. Devo scendere? Scendiamo. Ah, ho preso un silenziatore. Che cazzo è? Però questa cosa è carina. Quindi volendo posso anche giocare di stealth, a quanto pare. Come i vermi. Come i vermi si entra. Oh! Sì, è col cazzo, m'hanno sentito e come? Mi è servita un cazzo, insomma. C'è l'allarme. Mori. Mori, madonna. Che cazzo è successo? Che cazzo vuoi? Basta. No! Sì, sì, la vita si rigenera. Perché? Perché? Stavo a 60 e è andata a 80. Perché si rigenera la vita? Che gioco del cazzo, ho capito che però sulla massima difficoltà potevano anche evitarlo, Mettila, che ne so, sul medio, su difficile pure, però sul molto difficile potevi anche risparmiarmelo, Dai, dai. Hitler, Führer, Himmler, Goebbels, Führer, 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 madonna ragazzi, Bestier. Ma to... No, no, fammi ricaricare, ti prego, dai! E dai, dai! Dai, che ti faccio il saluto nazista 3 volte di fila! Hitler! Himmler! Rudolf! Auschwitz! Mimler! No! That's very good, Captain! Himmler! Jure! Berlin! Muori! Bestia! No, 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 no! Fuori bestia una sega, sono quasi non morire. Diventa il fumo, non si vede nulla. Non volevi, 130. Führer! Quizzo. Boom! Posto, Yes. No, no, no! No, oddio, mi ha mozzicato! Bestia!
E che imbecille! Ma come, la mia gamba è ancora intatta dopo quel morso? Non è male, però è lontano da come era una volta sto gioco. Sto gioco, il primo Wolfenstein, era il primo FPS nella storia di videogiochi, cioè è proprio diverso. Non mi aspetto di certo un copia e incolla di quello che accadeva 20 anni fa, non è questo che pretendo, però è troppo cinematografico, io voglio una cosa più arcade. Semplicemente questo, io non è che sono quel nostalgico che vuole il gioco vecchio, no? Perché poi io darò questa impressione, no? Io voglio un gioco vecchio, brutto. No, io voglio un gioco arcade, più arcade come lo era il vecchio Wolfenstein. Questo gioco è divertente, per carità. Io mi sto divertendo ora che sto salendo questo edificio qua, no? A me mi dà l'impressione di vedere uno di quei film, visto in prima serata su Italia 1. O quello che ti pare. Ecco. Oh, oh. Madonna. Buttati. Ma buttati di sotto. Ma buttati di sotto, ma buttati di sotto. Pam pam pam. Dentro, infilatici. Madonna, ho un cagnaccio. No, non le munizioni. Porta una sega. No! Cristo! Cane più pericoloso del soldato! Ma di tanto, Madonna. Luger, guardalo con Luger. Madonna. Guarda. Posso mangiare i croccantini del cane proprio come nel primo Wolfenstein. Questo è un omaggio al vecchio gioco. Vediamo quanta vita dà. Da 5. Ah no, da 10? No, da 30. Oddio, ho recuperato tutta la vita con una ciotola del cane. Allora, stando a queste regole, dovrei andare fuori al Lidl a comprarmi il cibo per cani, che più salutare, no? No, ora voi, stavolta mori, No, no, stavolta ho il cazzo che ti avvicini. Canino di merda. Fierissimo, lo sguardo proprio. Sì, volo. No, 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 volevi! Volevi! Guarda che muso, guarda che muso marcio! Guarda, volevi mordermi le chiappe! Ma che pezzo di merda! No. Convinto! Convinto! L'importante è essere convinti nella vita! No, ragazzi! Spacca, sgancia, paga, dammi la... No, no, la tua torretta! Non muore, madonna! Dove c'è la lucina di Natale vuol dire che c'è qualcuno! Che graspa, che vince! Ok, che cosa succede? C'è gente... abbastanza male, cioè, ci sono spesso... Allora... Apri! Cosa devo fare? Io! Devo trovare la chiave io! Al primo tentativo! Al primo tentativo l'ho trovato! Cazzo, un culo, guarda! Ecco, cosa ha detto? Muoviti, muoviti! Madonna! Che cazzo? Oh! Cos'è il Terminator? Sì, vabbè! Ridicolo! Ma c'è la faccia d'acciaio, voglio dire, guarda, dico. No. Guarda, mica more. Sì, vabbè, è un tantino ridicolo, Madonna! Oh! Cristo! Cos'è sta faccia da pagliaccio? No. Cosa cazzo? What are you people doing in there? Che è successo? Ecco. Mi ricorda un altro gioco che ho finito poco fa? Which one
Credo che non puoi skippare la scena, non la puoi skippare. Nah, non può finire così. E muoviti. Crepa! Crepa! Te lo infilo il palo in culo! Non ho capito. Strucci, spacca! Rovina proprio! Non si spacca? Questo è duro? Oh! Dai, su! Dai, schiappiamo! Ah, così? Oh, non era troppo difficile, almeno non l'hanno fatto come Skyrim. Cosa fa, vola? Che sfortuna. Però il tuffo niente male. Cosa, inizia ora il gioco? Sì, quindi questa era soltanto l'introduzione. Forse l'introduzione è il gioco intero, è finito, basta. Oh. Wolfenstein The New Order, quindi questa era tipo la intro interattiva. Se così fosse, mi chiedo quanto sarà lungo il gioco intero. Dammi un mitra, facciamo una cosa, guarda, dammi un mitra, facciamo 4 contro 1. Come se riuscendo? 4 contro 1, madonna, vinco io, non c'è problema. Ve ne andate, paura! Non avete accettato la sfida, vabbè. Oh, sì. Oh, ma perché sto qua a sedere? Non posso intervenire. No, cosa? Pezzo di merda. No, a te non mi ammazzi. A te non mi ammazzi, madonna, ragazzi. Madonna, scrupo, madonna, soffi! Finalmente, qualcosa di utile tra le mani. E adesso inizia il divertimento.